In occasione del 50° anniversario della morte di Padre Pio è stata inaugurata nella Chiesa Madre Madonna della Neve di Crispiano la nuova Cappella della Riconciliazione. Si tratta di uno spazio posto sulla navata destra della chiesa, pensato e dedicato al sacramento della confessione, la cui pratica attraversa da tempo molte difficoltà messe bene in luce dal Magistero di Paolo VI e Giovanni Paolo II, oltre che dal dibattito teologico. La nuova cappella è impreziosita da un artistico mosaico del giovanissimo maestro Martino Tamburrano di Palagianello, raffigurante Padre Pio che assolve un penitente. In questo modo il nuovo sito offrirà all'osservatore un'immediata comprensione del significato dello stesso, valorizzando l'indubbio merito del santo di San Giovanni Rotondo in fatto di disponibilità ad ascoltare le confessioni. L'opera è stata fortemente voluta dal parroco Don Michele Colucci, da anni impegnato con i suoi collaboratori nei lavori di restauro e adattamento liturgico della parrocchia Santa Maria della Neve. Siamo veramente felici di inaugurare questa sera, benedire la nuova Cappella della Riconciliazione con l'artistico mosaico del maestro Martino Tamburrano, che raffigura Padre Pio che assolve un penitente. Il ministero di Padre Pio per 50 anni è stato quello proprio di ascoltare le confessioni. Padre Pio ci parla ancora. Non è la cappella di Padre Pio, ma la cappella della riconciliazione, dove ognuno potrà incontrarsi con la misericordia divina. La cerimonia di inaugurazione della Cappella della Riconciliazione è stata presieduta da Monsignor Pietro Maria Fragnelli, attuale vescovo di Trapani, crispianese di origine, che ha impartito la benedizione al nuovo sito. Sì, mi è sembrato giusto rispondere all'appello del parroco di conciliare una data mia familiare con la data della inaugurazione e benedizione di questa Cappella della Riconciliazione, che è un segno di svolta, mi pare, anche nell'attuazione del Concilio, perché all'insegna di Padre Pio noi riteniamo di dover ascoltare sempre di più e meglio i fedeli e dare loro la misericordia con il sacramento della riconciliazione. E questo è anche un segno culturale nuovo, perché si passa da una confessione di devozione a una confessione di conversione, cioè di percorso di fede che le persone possono e vogliono fare con la Chiesa.